arresta! Lucano non gli arresta! Lucano non gli arresta! Lucano non gli arresta! Come si arresta quelli che fanno il bene? Ma dobbiamo dire, Lucano possa essere uccidere da tutti quanti, ma la sua visione è stata con una malattia, ci ha contaminato, perciò dopo il lavoro ieri, alcuni hanno preso la giornata di oggi, ci sono sbrigati 10 ore di pullman, 11 ore di pullman, può essere qua, non ho dormito la notte perché siete stati contaminati dalla malattia a Lucano. E dobbiamo contaminare gli altri posti, quindi anche se ci buttano tutti via dall'Italia, altrove andremo a seminare, Lucano ha seminato, tocca a noi innaffiare, proteggere queste piante, perché il frutto è per le generazioni future. Dobbiamo candidare Mimmo al premio Nobel della pace. Sapete dov'è? Lo vogliono mandare per renderlo più celebre. Mahatma Gandhi ha conosciuto il carcere. Nelson Mandela, il carcere. Patrice Lumumba, Thomas Sankara, Nkrumah, Martin Luther King, Malcolm X, allora si va in carcere, è diventato un nero come quelli, per noi Mimmo è un angelo. Visto sviluppare questo progetto visionario di Mimmo Lucano, che voleva che il suo borgo rimanesse vivo, non si voleva arrendere allo spopolamento, ed è riuscito a farlo grazie alla presenza di persone che venivano da tante parti del mondo. Con fatica, con abnegazione, con tanta generosità è riuscito a fare questo. Il suo modello è quello che insieme si può stare e fa bene a tutti, ai locali e a chi viene da lontano. Quindi si arresta, Lucano libero, Riace non si arresta. È importante riaffermare invece questo modello e cercare di rivendicarlo come un modello che è realizzabile e che deve poter continuare anche in un tempo in cui invece la cifra comunicativa di molti politici è basata sull'odio e la contrapposizione. Quindi nel rispetto della magistratura, nel rispetto delle decisioni, delle misure cautelari, mi sembrava importante a livello umano manifestare vicinanza a una persona che conosco da tantissimi anni e che so essere stata genuinamente impegnata in questo sforzo. Ecco perché io oggi sono qui a Riacerca. Il ministro Salvini dovrebbe sapere che c'è la presunzione di innocenza, eh? E dunque lo dovrebbe sapere lui, che è indagato per sequestro di persona aggravato. Non dovrebbe gioire tanto per questa decisione, magari dovrebbe darsi un po' più da fare e allora sì gioire per l'arresto di qualche capo di 'ndrina o quando magari la criminalità organizzata viene sradicata da tanti territori italiani. Invece gioisce perché Mimmo Lucano è agli arresti domiciliari, insomma mi sembra ben poca cosa. Guarda quanta gente gli vuole bene a suo figlio. State tranquilli, non siete soli. Grazie a tutti. Non siete soli. State tranquilli. Presto tornerà libero. Come? Presto tornerà libero. Lo liberiamo. Speriamo. Lo liberiamo. Lo sappiamo che è una brava persona. Ce la fate a vedere fino a lì? Siamo tanti. Sono 3-4 km di coda. Mamma mia. Di corteo, siamo tanti. Grazie. Grazie, grazie. Solo grazie. E cosa devo dire? Io non capisco più niente, vi ringrazio tutti, speriamo che tutto questo loro sacrificio che stanno facendo possano essere ripagati con la libertà di mio figlio. E la gente, grazie. Libero!